È stato presentato stamane il giardino didattico dedicato a Pacello da Mercogliano, giardiniere alla corte dei re di Francia, un orto botanico che gli alunni della scuola primaria dell'infanzia di via Matteotti potranno direttamente curare, coltivare insieme ai docenti e ai loro genitori. L'iniziativa è stata promossa dall'associazione Castellarte insieme al comune di Mercogliano, all'ente del parco del Partenio e ai viandanti di Montevergine. È partita in piena lockdown innanzitutto, grazie al nostro socio, anzi socia, la memoria storica di Castellarte, che è Maria Pia Di Nardo, che è anche responsabile del progetto dedicato a Pacello, che ha visto coinvolta una serie di istituzioni e che è destinato alla scuola, quindi all'istituto qui a via Matteotti, che appunto aveva la necessità forse di un'area dedicata ai frutti dimenticati, perché sono state piantate una serie di alberi da frutta che erano un po' così tipici del territorio, del nostro territorio mercoglianese, perché c'è da dire che Pacello, a cui è dedicato il giardino, nasce a Mercogliano per poi arrivare alla corte di Carlo VIII, re di Francia, ad Amboise. L'amministrazione sta puntando molto sulla cultura e rispetto per l'ambiente. In cattedra nelle scuole la figura di Pacello da Mercogliano, una pagina di storia straordinaria, sottolinea il sindaco Vittorio D'Alessio. Sì, è una bellissima iniziativa, ringrazio un po' tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo orto. Si ricorda Pacello, un personaggio sul quale stiamo puntando molto, stiamo cercando di valorizzare un po' quelle che sono un po' le figure storiche di Mercogliano. Pacello lo è, Pacello era il giardiniere delle di Francia, colui che ha scoperto i giardini, ha realizzato più che altro i giardini all'italiana, quindi noi ci stiamo lavorando sia con la realizzazione di un libro, sia con delle iniziative che da questo momento in poi partiranno sul territorio. Ci sarà un'iniziativa a settembre anche per la riqualificazione delle aiuole del Viale San Modestino attraverso una gara di vivai che ricorderanno anche Pacello, quindi una best practice attuata di concerto con le scuole e con le associazioni, e che ringrazio e che spero si possa ripetere nel tempo.